Buonasera, ben ritrovati a Tu per Tu con. Ogni sera vi accogliamo per parlare di un argomento sempre diverso, con gli ospiti che eh, ricorrono nel nostro studio per approfondire degli argomenti che siano di vostro interesse. Parliamo ancora una volta di infortunistica e risarcimento. Naturalmente, nei nostri studi torna Claudio Bosco. Ben ritrovato. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie a te di essere qui con noi. Stasera partiamo a sprombattuto. Eh, proprio 80 anni. Oh, sono qua tutto oh. pimpante io. Eh, io anche. <ride> eh, fra l'altro, è venerdì. Dobbiamo tenere alta l'attenzione dei nostri telespettatori eh, qualora. Siate vittima di incidenti. Insomma, ci dispiace per voi, saranno tante le conseguenze che magari dovrete affrontare. Ma dobbiamo sapere come eh, ottenere eh, il risarcimento che è opportuno. Risarcimento che non servirà ad arricchirci, ma servirà a far fronte a tutte quelle spese, a tutti quei danni che abbiamo eh, sostenuto e i danni che abbiamo avuto. Allora, c'è arrivata una domanda, alcune le avevamo lasciate in strascico eh, la volta scorsa, non avevamo fatto in tempo a rispondere a tutte. Caro Claudio, i nostri telespettatori, uno in particolare, Adriano, ci chiede: ma è vero o è una leggenda metropolitana che le assicurazioni non possono? Fra virgolette pagano più come una volta, non, non risarciscono più come una volta, e a livello di proprio cifre, di somme erogate, e anche di, eh, chiamiamola così, fa facilità con cui si riesce ad andare a, ad arrivare a capo della propria situazione, della propria questione. È vero, verissimo. Ecco. È vero, ma, verissimo. Beh scusami, perché i danni non valgono più come una volta. È, è aumentato anche il costo della vita. Scusami un attimo, eh. E, le assicurazioni pagano di meno. Non ho capito. Quello è aumentato senza un E bagnino. non parliamone, okay. perché sennò entriamo in un argomento dove, dove io mi, mi, mi infervoro. Sì, sì, e, sì. E, e, e rischio qualcosa. E non è il caso, non, non, il non caso. vogliamo querele, poi, non poi, vogliamo dire... Non voglio poi anche qui la direzione che viene a dire, ma bosco brutto e cattivo. Brutto e cattivo. No, meglio, no, no, noi vogliamo essere un bosco bravo e restare nel campo delle assicurazioni. Stiamo nel sotto Bosco Però le assicurazioni sono anch'esse dentro alla società in cui viviamo. Mm -hmm. E noi dobbiamo, dobbiamo convivere, dobbiamo convivere con le assicurazioni che hanno i loro interessi e, e noi che abbiamo i nostri. Ovviamente si tratta sempre di un rapporto di forze, perché la parte forte, andando indietro di 30, 40 anni, la parte forte potevamo pensare che fosse il popolo, eh. l'uomo contava. Poi si è invertito tutto e adesso ciò che conta è il denaro e il potere. L'assicurazione è una struttura immensa, è grandissima la compagnia di assicurazioni, è una multinazionale ed è ricchissima. Quindi la forza ce l'hanno loro. Ora il mio compito per, per le persone che assisto è quello di ottenere dalle compagnie di assicurazioni un risarcimento del danno in via negoziale, possibilmente. E negoziale vuol dire senza andare in causa. Negoziale vuol dire senza andare in causa. Per cui che cosa si fa? Si prepara tutto il puzzle, si mettono insieme tutte le prove di tutto ciò che è dovuto e ci si presenta per discutere per vedere quello che effettivamente debba poi, perché c'è anche il punto di vista contrario, per cui magari quello che noi vediamo tutto celeste per gli altri può avere anche delle macchie blu mm. o rosse e quindi eh, sono cose da discutere. Però che cosa succede? Mentre ai tempi del mio inizio era facile eh, cioè, i liquidatori, cioè, l'istituzione, cioè, l'assicurazione la, era vissuta appunto come un'istituzione a disposizione del popolo, quindi l'ispettore sinistri andava settimanalmente nelle varie agenzie di assicurazioni per liquidare, per trattare i danni della, dei clienti di quell'agenzia lì, quindi era a portata di tutti andare a discutere, quindi a una certa ora di un certo giorno sapevi che l'ispettore Tal dei Tali si trovava in quell'agenzia lì e andavi a discutere. Poi questo è stato eliminato e eh, sono stati creati dei centri sinistri nelle città, nelle, nei capoluoghi di provincia, sono stati creati dei centri sinistri. Dove eh, si riceveva ancora lì un giorno alla settimana e si riusciva a, ad andare anche senza appuntamento andavi e, e parlavi a, a della tua occhi, situazione. e parlavi a quattro occhi con il liquidatore, creandosi anche dei rapporti diciamo, di, di stima. Mm. Perché quando eh, due soggetti come noi, per quanto uno di qua e uno di là della scrivania, discutono di un caso, se c'è la buona volontà di andare a comprendere il caso e a vederlo bene, è una ricerca comune che si fa, sì. cioè, cerchiamo l'optimum di questa situazione ed è una collaborazione con il liquidatore una volta eh, questo. E poi invece da lì addirittura hanno incominciato a chiudere anche i centri sinistri dei, dei, dei capoluoghi di provincia per andare a eh, chiudere eh, i liquidatori, gli ispettori che una volta avevano anche un... Un carisma, avevano una, una, certa, una certa valenza e un certo riconoscimento nell'ambito della compagnia, nell adesso insomma sono, sono diventati degli impiegati molto osservati dalla direzione e eh, poco raggiungibili. Per cui, mentre prima bastava andare a suonare il campanello ed essere ricevuti nel giorno adatto. Adesso non c'è più un giorno adatto, devi metterti in coda, chiami il telefono, ti risponde il robot, il robot ti mette in preparazione per e, e viene fuori tutto un pastrocchio per cui raggiungere, cioè, e qui chiaramente la parte forte si arrocca e, e, e non vuole parlare. Sì, ma Bosco non sarà colpa del call center se un colpo di frusta prima valeva... 6.000 euro e adesso ne vale 3.000, eh, non lo so, eh, sparo di fare la casa. Ammettiamo che sia lo stesso colpo di frusta e che abbia lo ecco. stesso valore, però arrivare ad ottenere gli stessi quattrini è diventato mille volte più difficile, perché non hai l'interlocutore, cioè ti viene nascosto l'interlocutore. Mi ricordo addirittura un caso di una giovane donna, una giovane una giovane liquidatrice che dopo aver trattato e dopo aver concluso la transazione mi dice, eh, mi dice sa signor Bosco la mia è una compagnia piccola siamo 600 dipendenti e tutti chiusi qui in un palazzo solo a Roma mi contano ogni centesimo per cui ogni centesimo che do me lo, me lo, me lo controllano, mi, mi, e per quanto ho riconosciuto a lei, avrò una nota di demerito. Per, ah. cui, per cui ci si trova. A dover lavorare in condizioni, cioè, insomma, abbiamo, abbiamo di fronte delle persone che mentre prima avevano una valenza, un amor proprio, un, adesso vengono schiacciate dalla direzione per dover seguire dei percorsi. Ma questa direzione, no? Parliamo proprio fuori dai denti: eh, li, li controlla, li schiaccia, eh, li tiene con i rubinetti belli chiusi perché effettivamente hanno erogato troppo prima, no? Perché c'è anche questo... Luogo <ride> no! Di dire... Eh, <ride> la bargelletta! Eh, ecco, una volta insomma eh, c'erano anche tanti collarini finti, la gente eh, metteva sul collarino per un non nulla e pagavano qualsiasi cosa. È vero anche questo no? Allora, eh, che ci sia qualcuno che si approfitta della situazione, è possibile. Ma non solo da una parte. Ok. Cioè, è possibile che ci... E poi sono cose piccole, per cui è vero che magari possono anche essere state numerose. Ci possono essere state, francamente, non ne ho trattati. Cioè, non… Eh... Non so se è stato per una selezione naturale che sia stata fatta o per quale altro motivo, però ogni, ogni professionista si prende anche un, un certo giro di clientela, per cui se accetti di lavorare per la gente che vive insomma, In correttezza. scorretta, anche tu diventi scorretto. Vieni conosciuto come persona scorretta. Cioè non è che le assicurazioni siano così. Eh, così mediocri le assicurazioni, certo. sanno tutto di tutto. Cui... E certo, e quindi anche il, il professionista che si comporta in maniera scorretta viene catalogato subito. E il bello è che se viene catalogato da una compagnia, lo sanno anche le altre, per cui. Un comportamento, diciamo così, furfantesco, non, non, non paga, no, no, non, non ha mai pagato. Allora, eh, sì, la risposta a nostro Adriano comunque sì, è vero che quello che prima veniva riconosciuto in un certo modo, adesso... Ma cosa hanno fatto? No, hanno fatto proprio delle altre tabelle? Beh, ci sono le tabelle, ci so, ma ci sono più difficoltà per raggiungere l'obiettivo. Ci sono più difficoltà, cioè, ripeto, se prima potevo parlare con il mio interlocutore e discutere a quattro occhi, a tu per tu, essere sempre noi, per cui anche l'avversario mi conosce, sa che tipo sono... Adesso la procedura è molto più standardizzata. Adesso la procedura è impersonale, per cui non ci si conosce. È, è trattato, che so, il sinistro è accaduto a Milano viene trattato in Calabria. Eh, ti trovi a, a dover mendicare un incontro telefonico. Adesso ho dovuto fare poco fa un sinistro anche molto importante, nonostante ci siano i, 30, i 90 giorni di tempo che l'assicurazione ha per, per fare la sua proposta, una proposta una, una, un, dopo che è stata fatta la, la, la quantificazione del danno. Mi spiego. Noi abbiamo il dovere di dimostrare quello che ci è dovuto, ti chiedo mille lire, mm -hmm. te le chiedo con raccomandata ovviamente, per cui c'è la data certa in cui te le ho chieste, a partire dal momento in cui la compagnia riceve la mia richiesta, la, con quantificazione dettagliata analitica del danno per il danno biologico, ha 90 giorni di tempo per rispondermi e per fare la sua proposta. Ecco. È capitato il caso in cui, nonostante siano decorsi 90 giorni, non si riesce ad avere il contatto telefonico. Per cui ho dovuto scrivere una lettera di reclamo dopo 120 giorni per dire, ragazzi, qua eh, vale. E a questo punto è scattata la, la, la procedura, per cui c'è stato anche il contatto telefonico e si sta incominciando a, a, a fare la trattativa. Okay. Però, è proprio un arroccamento, è un allontanamento, è un distanziamento sociale, è un allontanamento. Delle, delle, a Vigevano abbiamo visto che anche il tribunale è stato allontanato, abbiamo perso l'INAIL, per cui anche le assicurazioni si tirano da parte e eh, ci sono mille difficoltà. Prima andavi anche dai poliziotti, una volta alla settimana si faceva il giro dei della... carabinieri, vigili, si faceva il giro, si andava a vedere cosa fosse il risultato. Dai I rilievi. Loro... I rilievi, sì. E adesso questo è diventato impossibile, tu non, non, non parli più con una persona, parli con una macchina. Mandi l'email, ti rispondono con l'email, devi pagare con il pagopà, pa, devi fare. E anche questo rende difficile, per cui, questo rende quattrini alle compagnie di assicurazioni, non pagano perché? È perché tu non sei capace di andare a chiederglieli. Perché rendono la procedura più difficile. Rendono la procedura impossibile, non più difficile. E siccome, come ormai sanno anche i muri in questo studio, l'onere della prova sta a noi, esatto. ecco che allora... Eh, insomma, molti abbandonano perché non sì. sono capaci di superare la prova. Eh, vabbè, Ma eh, sì, sì, dalla sì. signora Teresa, la, la solita, classica signora Teresa di Voghera che fa la casalinga e magari già la mia età... Non è abituata dire vai a parlarle di spin, vai a parlarle di fare la richiesta, e, e quella ci mette la pietra sopra. Allora vogliamo parlare anche di questi qui, o vogliamo dire di quelli che hanno fatto i furbi? Perché è vero, ma non solo quelli del colpo di frusta. Eh, molto spesso che so, anche sui danni materiali può succedere che ti fanno, però mi è anche capitato il contrario. cioè mi è capitato un... Allora, diciamo che ho fatto il preventivo di 3.000 euro e in realtà insomma poi magari me la cavo con 2.000. Vabbè, ho fatto il preventivo. Dammi un acconto di 1.000. Certo. Incomincio a fare il lavoro, ti mando la fattura, mandami il perito a controllare quello che faccio. Certo. Così è un lavorare in buona fede. Ma quello che mi è capitato con un... Uh, un incidente che è successo con un camion che è andato a finire contro una eh, recinzione. La recinzione era fatta di paletti di cemento. Mm -hmm. Questi paletti di quindi proprio tutti i paletti di cemento. Su, non lo so, 150 paletti di cemento, 200 paletti di cemento, me ne ha battuti solamente 5. Ok. Ok. Ora, questi cinque tu non li trovi più perché sono paletti vecchi, cioè il disegno non lo trovi più. Sì. E, e alla fine, anche a comprare paletti similari, quindi lasciando deturpata la, 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 certo. la. Il costo sarebbe stato, butto lì non mi ricordo più esattamente, però diciamo che sarebbe stato di. 9.000 euro. Il, il proprietario ha trovato il muratore che invece si è fatto gli stampi, è andato a scavare a fare il lavoro con molto meno dei 9.000 euro che sarebbe costato. Però le, le contestazioni sulla lavorazione, sul quello, sul quanto, sul sono state talmente tante che non siamo riusciti a portare a casa tutti i nostri soldi. Assurdo. Però, con prova eh, provata: con prova provata, non solo con fattura, ma anche con il professionista, con il geometra preso eh, come tecnico di parte per dire eh, sì, questo lavoro qui sarebbe costato di più facendolo così. Quindi, noi abbiamo fatto il lavoro del buon padre di famiglia, che è quello che deve. Limitare i danni, per cui dobbiamo fare anche l'interesse dell'assicurazione. Scusami, allora facciamo un esempio: no? eh, se eh, mi fanno un danno in casa, no? è, capitato, è capitato anche a me che eh, dall'appartamento di sopra mi avevano fatto. Un bel danno con una perdita, ma avevano rovinato tutto il soffitto un pezzo di parete. Viene il signor liquidatore, gli ho aperto io, no? Un giorno mi dà appuntamento, poi lì o ci sei o non ci sei, eh? Ci devi essere, eh? Non è che lui, eh, Arriva lui, tutti pronti, eh. E. E dopo un po' mi arriva la telefonata, non da lui, da, da, da un altro, che mi dice che me l'aveva quantificato in una cifra irrisoria con cui l'imbianchino eh, non, non si muoveva manco da casa sua. No, perché forse 200 euro, qualcosa del genere, manco la vernice ci, ci compravi, soprattutto se hai pareti colorate, eccetera. Ora voglio dire, io gli ho risposto. Senta, se tenga 200 euro mi mandi le cara assicurazione, mi mandi lei un imbianchino, no? Ecco, regge un discorso del genere? Teoricamente sì, ma solo teoricamente. Infatti non me la mangio. Eh, diciamo che il danno, allora se dipende da una perdita dell'inquilino di sopra... Cioè, che so, eh, si, rompe, eh, si rompe un rubinetto, si rompe una giuntura nell'impianto nell idraulico del, dell'inquilino di sopra, che magari in questo momento è in vacanza, si annacqua tutto quanto e mi bagna il soffitto e mi bagna qua. A questo punto c'è una responsabilità da parte dell'inquilino e quindi si agisce appunto con, sulla responsabilità. E qui il danno deve essere pagato integralmente. Cioè, se io devo stuccare la parete, se io devo rompere, se io devo scrostare, devo, mi deve essere pagato tutto quanto. Eh, se invece il tubo è un tubo... <coughs> Del mio appartamento allora, insomma, la, la, la no, cosa no, era, era dell'appartamento di sopra. Comunque eh, non, non gli interessano i, i dati concreti, loro stabiliscono una cifra. No, beh, ma eh, scusa, io tratto con te, tu sei un pollo, grazie, e io, lo tratto da pollo. Se invece di avere davanti un pollo, io ti provo, no? Certo. Se invece di avere davanti un pollo, sono davanti una faina, allora mi regolo da faina. Di conseguenza. Se <ride> cioè va bene, senti. Allora sono un pollo, cari telespettatori. No, va bene. Eh, qui mi, mi, mi permetto, mi permetto eh, di suggerire la lettura divertentissima di un libro che però socialmente è utile. Si intitola Polli per sempre. Ed è stato scritto da un giornalista che si chiama Bruno Gambarotta. È divertente Va bene, ed è fortemente prendi... utile. Prendiamo questo <ride> suggerimento e andiamo in pubblicità, perché ci sono tante altre domande molto interessanti dei nostri telespettatori. Pubblicità per noi. Torniamo in diretta, lo facciamo con Claudio Bosco, il nostro consulente di infortunistica e incidenti in generale. Stiamo parlando anche di incidenti domestici. Allora, Bosco. Abbiamo già avuto la prima brutta notizia della giornata, ossia che le assicurazioni pagano meno di quanto pagassero una volta. Tanto per continuare con i problemi, no? eh, Un'altra telespettatrice in questo caso ci, ci fa una domanda su un incidente che ha avuto eh, lei in seguito a questo incidente stradale nel quale è stata lei vittima è stata investita. Ha avuto diverse conseguenze, per cui sta facendo cure. Esami diagnostici, eccetera, eccetera. Manco a dirlo ovviamente, questi esami eh, è difficile prenotarli con il Sistema Sanitario Nazionale perché hanno dei tempi lunghissimi. Quindi eh, le si apre la strada del privato per accorciare i tempi, giustamente anche perché si deve rimettere in piedi. No? Ok, la, le domande a questo punto sono due. Numero uno. Se mi rivolgo a una struttura privata avrò ugualmente il mio rimborso eh, perché ho, ho speso quei soldi, quei denari e ovviamente rivolgersi alla sanità privata vuol dire spendere di più che nel pubblico, però se magari devo fare eh, una. Una visita successiva? Sì, sicuramente sono andata al pronto soccorso, ma se dopo, nel corso dei mesi, devo fare altri esami diagnostici, mi dovrò rivolgere magari a strutture private. Seconda cosa, questi esami diagnostici costano. Posso avere un anticipo per supportare queste spese? Cosa fa il mio bravo consulente in questo caso? Beh, ci sono dei casi in cui si, si riesce ad ottenere un anticipo sul, sul risarcimento, però sono, sono casi un po' particolari e eh, si deve dimostrare anche l'indigenza cioè il fatto che la persona non è in grado di anticipare ma denaro. oserei dire anche ha delle difficoltà di mantenersi vabbè ma insomma quindi siamo veramente sono casi ecco. quindi anticipazioni per le spese normalmente no non ne, ho, non ne ho neanche mai chieste il eh, diritto al, risarti, al rimborso di queste perché si tratta appunto di un rimborso spese mediche perché come La... ci hai sempre spiegato tu io devo tenere tutte le pezze giustificative no? Certo, costruire stavo, tutto stavo puntualizzando ah. anche le pezze giustificative cioè il rimborso delle spese mediche è sì una voce, una componente del danno, una parte che deve essere rimborsata. Eh, bisogna stare molto attenti perché ogni tanto vedo delle persone che ci cascano, tutto quanto deve essere collegato. Cioè, tutto deve dipendere da quello, dal, dal momento in cui è accaduto l'incidente, per cui è successo questo e tutto deve combaciare. Eh, a questo punto le spese sono rimborsate. Se invece vado a, a, a farmi una visita che invece non è pertinente con quello che ma gli sta vicino e il medico me l'ha prescritta lo stesso, quella non ti viene pagata. Sul rimborso delle spese un'altra cosa su cui è, è opportuno stare attenti: il codice fiscale degli scontrini della farmacia devono essere quelli del danneggiato. Perché, se va la moglie a comprare le medicine con la sua tessera sanitaria, non sono del danneggiato. Neanche se sono ricollegabili alla patologia. Esatto. Neanche se la moglie stava a Crema e invece il marito era a casa sfracellato. Secondo... Deve andare con la tessera sanitaria del barito. Ok, vabbè, se abbiamo fatto bene a dirlo perché non si sa mai. Okay. Quando dici che tutto deve essere inanellato, no? se per esempio il medico, l'ortopedico, insomma, parliamo di specialista. Eh, che può il fisiatra, insomma chi può, più o meno le figure sono queste, eh, chi possono essere gli attori eh, in un trauma no? nel caso di incidente. Se il fisiatra mi, o l'ortopedico mi prescrive un'altra cosa per scongiurare magari eh, altri danni, queste me le rimborseranno anche se cioè, poi... Ecco, eh, hai usato il termine scongiurare, io l'ho capito in un'altra maniera. Eh, diciamo che il medico può ipotizzare certo. che, eh, che possa scaturire qualche cosa da questo e allora sì certo io ho fatto subito l'indagine poi l'indagine mi nega cioè mi dice che questo, questo, questa che, roba è a posto che è a posto boh, però l'indagine mi viene pagata ok ok questa cosa delle, delle visite private, degli esami diagnostici privati, cosa rispondiamo? Sì, sono, sono tutti rimborsabili a patto che siano tutti quanti collegati con l'incidente, non devo fare cose, cose diverse. Anche perché se ho male adesso cercherò l'esame di farlo il prima possibile. Devo, esatto. Eh, diciamo che fa parte appunto il compito del danneggiato, dell'infortunato, è quello di, fare, di comportarsi da buon padre di famiglia. Cioè tutto quello che io faccio l'ho fatto nell'interesse della mia salute. Certo. Perché anche l'assicurazione ha interesse che io guarisca prima, mi paga meno inabilità temporanea. Cos'è l'inabilità temporanea? L'inabilità temporanea è un'altra componente del danno biologico. La, viene, spesso cioè, viene spesso confusa dalla, dalla gente comune perché per inabilità temporanea eh, pensano che so, il lavoro, quindi pagalina, il paga lina, eh, non è vero perché l'inabilità temporanea in materia di risarcimento da infortunio è divisa in due parti. Una parte è patrimoniale, cioè quello che io perdo come eh, quota lavorativa, certo. diciamo, come capacità lavorativa. Non posso andare a lavorare, perdo lo stipendio e me lo paga. Esatto. La cassa. E mi viene pagato in parte dall'INA e in parte dal datore di lavoro. E qui un'altra parentesi si può aprire, perché è il datore di lavoro che è tenuto a pagare la differenza, cioè Tokenbank, l'INA l'INAI paga il 60% della busta paga. Al datore di lavoro spetta coprire l'altro 40%, ma non solo, perché deve mettere da parte i rate, cioè deve, pagare, deve, deve mettere da parte pagare la pensione, certo, deve pagare i contributi. I contrib esatto. e i contributi per il tempo che resta fermo. Anche qui alle volte saltano fuori delle, delle botte enormi, perché se un operaio mi sta fermo un anno e eh, saltano fuori quei 7-8 mila euro. Di, 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 di costi che l'impresa sostiene, quindi qui danneggiato non è solo l'operaio, ma è anche l'impresa. Mm. E come l'INA ha diritto di farsi ri, rimborsare dall'assicuratore quello che dà all'operaio, anche la, la, la ditta, anche il datore di lavoro, ha il diritto di farsi rimborsare i ratei e, e quello ah, che ha. Ah, veramente? E per Bacco? Non lo sanno, cioè, diciamo che le grandi aziende lo sanno e lo fanno, le piccole aziende non lo sanno e non, eh, e non seguono le procedure per cui sono tutti soldi persi. Diciamo che sull'ignoranza della gente insomma, qualcuno ci può speculare, non faccio nomi, eh, però l'ignoranza della gente è, è proprio una grossa forma di speculazione. Eh, stavamo dicendo d'altro? Stavamo... Eh, ecco, l'inabilità temporanea si divide in due parti, una è patrimoniale, cioè quello che si perde come busta paga, l'altra parte è invece biologica, cioè mm -hmm. il tempo che il mio corpo impiega per conseguire la guarigione, per cui può capitare che eh, L'inabilità, e eh, adesso ne capitano tante di, di, di persone che eh, come si diceva una volta facevano le furbe e adesso invece, adesso invece i furbi sono dall'altra parte perché c'è un sacco di gente che il lavoro ce l'ha precario e quindi, anche se è zoppa, va a lavorare. Scusa Bosco ti interrompo perché abbiamo una telefonata in diretta quindi naturalmente la telefonata ha la precedenza Buonasera con chi parlo? Buonasera signora sono Rutigliano D'Astradella Rutigliano Potete... che piacere sentirla, buonasera ho una domanda per Bosco mio. il piacere è mio è il complimenti del programma grazie, grazie. Volevo, sapere, volevo sapere dal consulente che io due o tre mesi fa Tamponai una macchina, ma tamponai diciamo giusto una, proprio una sfisciata che diciamo il danno non superava 200 euro. Però mi è arrivato da pagare 1000 euro tramite l'assicurazione che mi ha aumentato. Come mai tutta questa differenza? Volevo sapere dall'esperto. Cioè. Ma 1000 euro <ride> è l'aumento dell'assicurazione? Sì, no, mi è arrivato proprio alla carta dalla, dalla mia assicurazione che era il danno, il perito aveva calcolato 1.000 euro, invece il danno era proprio limitatissimo. Eh, ma i 1.000 euro mica li devi pagare tu? Eh, però mi ha aumentato l'assicurazione. Ah. Cioè, aspetta, allora, l'assicurazione ha scritto a lei di avere pagato 1.000 euro per sì, il risarcimento sì. del danno di quella persona sì. là. Perfetto. E, eh, io posso solamente fare delle ipotesi, non posso parlare sì, con certo. certezza perché non vedendo sì, i documenti non, non, eh, posso ipotizzare. Sì, Alle certo. volte succede che il, eh, il paraurti, che adesso sì. quasi sempre sono di plastica, sì, si schiaccia sì. facilmente, però va a urtare. Una lamiera ondulata che fa da, da, da fondo, ecco questa lamiera ondulata quando viene, quando viene urtata può, può anche piegarsi, e, e, e di conseguenza avere bisogno di una riparazione che. È superiore come, come valenza rispetto a quello che appare. Per cui quando la macchina viene smontata, si vedono queste. Che possono provocare poi anche delle che so, la mancata chiusura della, del bagagliaio. Ma e scusami, perché cosa, deve aumentare l'assicurazione? L'assicurazione, beh, ecco, eh, aumenta eh, aumenta perché quando si, si stipula il primo contratto. Si entra in classe normalmente 14, poi sì, dipende dai sì. rapporti che ci sono con gli, assicura, con, con gli assicuratori, ma normalmente diciamo che la, la categoria di merito quando si, si fa un contratto è la quattordicesima. Sì. Ora, in classe 14 il, il, il danno, il premio, diciamo, il, il valore del premio che si paga è diciamo, 100 lire parlo ancora di lire perché non voglio sì. eh, entrare nel merito. merito, quindi in classe 14 costa 100, scendendo fino alla classe 1 vado a pagare la metà, quindi okay. da 100, quando io pago 100 in classe 14 se ho un'altra macchina in classe 1 quella paga la metà. Quando succede un incidente il, il merito diciamo così diventa un demerito, però aumenta la classe di merito per cui da 14 sì. passa a 16. Okay. Di, e, e quando arrivo a 18, invece di 100 pago 200. Sì, sì. Ecco, eh, se possibile, quando i danni sono così piccoli, ci si potrebbe mettere d'accordo con l'assicurazione e dire: Guarda, eh, pago io il danno. E, 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 mi lasci la, e mi diminuisci la classe di merito come se non avessi avuto nulla. Eh, però mille euro iniziano a essere importanti. Io sto parlando. Certo. Per, per, per... Va questo. bene, Rutigliano, ci dispiace. Eh, ho, risposto, ho risposto a sufficienza? Ma sì, abbastanza sufficiente, la ringrazio molto. Grazie, grazie mille, voi, buonasera. Buon programma, grazie. grazie. mille. Grazie. Eh, insomma, eh, sicuramente no. A me non è mai capitato, anche eh, quando ho urtato qualcuno, l'assicurazione non mi ha mai mandato il resoconto del danno che ha pagato eh, per me. Non è che ci sia un obbligo. Non, eh. non c'è un obbligo. Però è buona, cioè il fatto che ci sia l'informazione ti permette di fare la scelta, per cui io ricevo l'informazione e dico ma senti qua, io preferisco spendere, ti do i 1000 euro e tu invece di aumentarmi la classe di merito me la... Me la... Ma saranno veri questo. quei mille. Secondo me il signore che ci ha telefonato quello anche voleva dire. Eh, ma sempre di ipotesi, ipotesi si parla. Ammettiamo che sia intervenuto l'avvocato. Ammettiamo che sia passato del tempo. Perché se passa più di un mese, insomma, le cose diventano. Cioè, danno adito all'intervento. Del, del professionista per cui nei 1.000 euro ci possono essere i costi del carrozziere ma ci possono essere i costi del professionista. Un altro costo che ci può essere quando noi facciamo un incidente stradale e abbiamo la macchina danneggiata e non possiamo usarla per la nostra vita quotidiana se non si muovono a aggiustarcela, adesso anche i carrozziere o oh, non si trova trovano carrozziere mamma mia ecco che è il noleggio sì eh, ovviamente si parla di danni grossi, certo. E per cui la macchina deve stare ferma eh, magari un ferma. mese o un mese e mezzo. Alle volte, eh, soprattutto in questi sì, sì, insomma, con l'andare dei tempi, cioè la china, insomma, che hanno preso, che hanno preso questi tempi, non è favorevole per il popolo è una china favorevole per le, le, le grandi società per le assicurazioni che appunto ripeto si arroccano eh, un sistema di arroccamento che può provocare danni alla soprattutto alla gente meno abbiente è il, il fatto che appunto mi si rompe la macchina la macchina sostitutiva. Eh, la compagnia impiega tanto tempo a, a decidere se risarcirmi oppure no. Perché c'è perché stato il ferito e i carabinieri non mi danno il rapporto prima dei tre mesi. E eh, caspita, io ho la macchina ferma là, minimo, minimo tre mesi. Ora, eh, le cose diventano inique per la società, perché se, se a tenere la macchina là è un soggetto che di macchine ne possiede quattro, bene o male se la cava lo stesso, non, non gli importa più di tanto. Se invece è un, una persona, una famiglia che ha una macchina sola per tutta la famiglia, eh, l'operaio deve correre per andare a lavorare e magari anche ci perde, e non ha i soldi, perché anche lì succede, oddio, posso prendere la macchina a noleggio, va bene, la macchina a noleggio però devo pagarla. Mm. Ma non solo, devo anche avere la carta di debito, perché se non ho la carta di debito la macchina noleggio non me la danno. Cioè, de deve, il noleggiatore deve avere una garanzia certo. magari limitata, però una garanzia bancaria ci deve essere, cioè, certo. io devo essere una persona affidabile per la banca. Diversamente non sono affidabile neanche per il noleggiatore. Quindi che cosa succede? Che la mia macchina resta ferma in carrozzeria per quattro mesi, io perdo il lavoro, diventa un danno indiretto e diciamo così che non è neanche rimborsabile il fatto che io perdo il lavoro per quel motivo lì. Perché? Perché è difficilissimo da dimostrare. Certo. Senti, e... Bosco, eh, rimanendo in tema di carrozzerie, quel mondo lì, è arrivata una domanda. Io tratto più infortuni che... Eh, ho capito, <ride> però è eh, sempre di infortuni, sì, infortuni alla nostra macchina. Eh, come mai, però le diciamo che le assicurazioni le conosci molto bene, come mai l'assicurazione in un certo senso ti obbliga... Ad andare dal carrozziere che dice lei. Cioè, una volta c'era. Andavo dal mio carrozziere. Eh. È... Ma è vero o non è vera questa cosa che ci dice Antonio? Beh, diciamo che è vero, però chi si può anche opporre. È vero, le carrozzerie convenzionate. Cosa significa? Qualcuno si è posto la domanda che cosa significa convenzione? Che eh, se gli daranno qualche soldino gli daranno... Allora ci mettiamo d'accordo, no? Quanto costa la tua manodopera allora? 20 euro. Sono troppi. Mm. Diciamo che io ti posso mandare le mie... Le mie automobili tu hai un giro di lavoro e invece di 20 te ne do 12. Ho capito. Per esempio. Poi carrozzerie convenzionate eh, so che erano alle a, diciamo allo studio. Non so se poi realmente, perché ripeto, io tratto prevalentemente infortuni per cui le macchine. Sono cose accessorie. Eh. Ma, eh, eh, però, insomma, dietro all'infortunato arriva anche la macchina. Normalmente no, che io su non so, 12.000 sinistri ho trattato eh, 11.950 infortuni e 50 macchine. Vabbè, insomma. però eh, perché questo? Perché il carrozziere normalmente eh, è abituato a concordare e, e tratta e tratta di suo cioè gestisce di suo certo. la macchina eh, cioè è, un, è un mondo che non ho voluto però a... però ci si può opporre dici tu posso certo io posso scegliere di andare dalla, dal, mio, dal carrozziere. mio carrozziere di fiducia piuttosto che dal tuo Ok. Per quanto riguarda invece il medico legale, devo andare per forza dal medico legale che mi consiglia l'assicurazione. Bella questa domanda qua. Oh, tesoro, mi piace da matti questa domanda. Perché devo andare per forza dal medico legale che mi dice l'assicurazione. Eh. Giusto e sacrosanto. Io dal medico legale che dice l'assicurazione ci devo andare per forza. È proprio stabilito anche dalla legge che io devo andare. Perché? Perché io devo dimostrare, cioè loro devono sincerarsi sì, certo. del fatto che il mio danno vale. Ora, è giusto andare. Dopo che... Ho seguito tutto il percorso per conseguire la guarigione, ho inanellato tutta la catena che riguarda il mio infortunio e sono andato dal mio medico legale. Perché l'obbligo, ed è un obbligo stabilito dalla legge, che, che se ne dica e che, che si, di, si facciano tante cose per evitarlo, mio L'infortunato è l'onere della prova, cioè io devo dire all'assicuratore che il mio sinistro vale 1500 lire, 100 per questo, 30 per quello, 50 per quell'altro, 200 per questo qua. Queste sono le fatture. Sono il, eh, questo è il percorso clinico che ho fatto per conseguire la guarigione. Questo è il tempo che ho impiegato per conseguire la guarigione. Questa è la relazione del mio medico legale che dice che il mio danno vale tot. Okay. Giunto a questo punto, mando la mia raccomandata e dico: Guarda, che mi devi dare 1500 lire e questi sono i motivi per cui me li devi dare. A questo punto, l'assicurazione. Dice ok, vai dal mio medico legale per valutare il, il tuo cioè, danno per vedere se è vero. Ora che cosa succede? Che abitualmente succede che, magari, il mio se il danno vale 10-12 scrive 12 e il suo se il danno vale 10-12 scrive 10, gioco forza, è il gioco delle parti. Il problema è se scrive 6 raro, raro. Cioè, va bene bosco ci dobbiamo fermare abbiamo finito è eh, mazza abbiamo e finito per vice anche ma eh, allora dai tornerai <ride> cosa dobbiamo fare il tempo passa il tempo vola se è fatta l'ora del telegiornale lasciamo, lasciamo spazio alle news alle naturalmente news. allora grazie per essere stati con noi ringraziamo ancora il nostro consulente Claudio Bosco grazie a voi e come ogni sera la linea va al telegiornale. Buona serata. Buonasera a tutti.